Eder. Mech. Pallister. Il tragico evento che ha visto coinvolta Sharon ha scosso profondamente la comunità di Terno d'Isola. La giovane barista, 33 anni, è stata accoltellata la notte tra il 29 e il 30 luglio, e il primo testimone a trovarsi di fronte a lei è stata una ragazza della zona. Quest'ultima, mentre si trovava in auto in via Castagnate, ha notato Sharon stesa sul marciapiede, con la schiena rivolta verso l'alto, proprio di fronte a una villetta al civico 32, la visione del sangue, evidente a causa della posizione della strada a senso unico, ha indotto inizialmente la giovane a allontanarsi. La paura di imbattersi in individui poco raccomandabili, tipici di quella zona a quell'ora, l'ha spinta a riflettere sulla situazione e, mosso da un impulso di solidarietà, ha deciso di tornare indietro per prestare aiuto. Nel frattempo, una coppia di fidanzati, anch'essi residenti nella zona, si era fermata con la loro auto bianca. Hanno contattato il numero di emergenza 112 e hanno iniziato a fornire i primi soccorsi a Sharon. La ragazza di Terno d'Isola, vedendo la scena, ha deciso di unirsi a loro nei tentativi di aiuto. È stata successivamente ascoltata dagli inquirenti, ma il contenuto delle sue dichiarazioni rimane riservato. Resta da capire se abbia notato qualcuno fuggire o se ci siano dettagli, anche minimi, che possano rivelarsi utili per le indagini. Attualmente, le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo sotto la direzione del sostituto procuratore Emanuele Marchisio, stanno esaminando un ampio volume di riprese video. Sono circa 100 ore di filmati provenienti da 50 telecamere di sicurezza, sia all'interno del comune che nelle aree circostanti, raccolti per un'ora prima e un'ora dopo l'accoltellamento. Queste riprese potrebbero fornire informazioni cruciali, ma al momento i dettagli emersi dalle analisi sono scarsi. Particolarmente significative sono le immagini fornite dai vicini di casa di Sharon, che hanno confermato che la giovane era uscita a mezzanotte per una passeggiata, un'abitudine che seguiva spesso. Un altro filmato, proveniente da un appartamento al primo piano che dà sul retro del complesso di villette, ha rivelato che dopo l'uscita di Sharon, nessun altro è uscito dalla sua abitazione. Questo elemento sembra escludere la possibilità che il suo compagno, Sergio Ruocco, sia coinvolto nell'accaduto, poiché era rimasto a casa a dormire. Per migliorare la qualità delle riprese, i carabinieri della sezione crimini violenti del ROS stanno impiegando tecnologie avanzate. Le prossime settimane si preannunciano cruciali per le indagini, con l'attesa delle risposte dai RIS di Parma riguardo ai reperti analizzati. Si sta esaminando il vestiario indossato da Sharon, i campioni prelevati dal suo corpo e i coltelli sequestrati durante le perquisizioni in garage e appartamenti di sospetti pregiudicati della zona. L'attenzione è rivolta in particolare a individui con precedenti penali che si trovavano nei pressi del percorso abitualmente seguito da Sharon durante le sue passeggiate serali. Le indagini non riguardano solo gli aspetti esterni, ma si stanno concentrando anche sulla vita privata di Sharon. Lavorava da un anno presso il bar Venila di Brembate e, secondo il racconto di familiari e colleghe, non aveva una vita sociale particolarmente intensa. La sua routine quotidiana si componeva principalmente di lavoro, faccende domestiche, lettura di libri, di cui ne leggeva uno al mese, e passeggiate, raccomandate dalla sua dietologa per mantenere la forma fisica. Il suo cellulare è stato descritto come poco vivo, suggerendo che Sharon non era incline a chattare frequentemente o a utilizzare i social media per comunicare. La sua vita sociale si limitava a pochi amici e colleghi, e la sua routine era caratterizzata da un'esistenza semplice. In seguito alla tragedia, la comunità di Terno d'Isola si è unita nel dolore. Molti residenti hanno espresso shock e incredulità per la violenza che ha colpito una persona così ben voluta e rispettata. La gente del posto ha organizzato momenti di commemorazione e supporto per la famiglia di Sharon, sottolineando la necessità di una maggiore sicurezza nella zona e l'importanza di restare uniti in tempi difficili. In risposta a questo tragico evento, alcuni membri della comunità hanno iniziato a discutere iniziative per migliorare la sicurezza nel quartiere,
come l'installazione di ulteriori telecamere di sorveglianza e l'organizzazione di incontri per sensibilizzare la popolazione sui temi della sicurezza personale. Anche i negozi locali e le associazioni di quartiere hanno mostrato la loro disponibilità a collaborare con le autorità per creare un ambiente più sicuro per tutti. Nel frattempo, gli inquirenti continuano a lavorare senza sosta per fare chiarezza sulla vicenda e assicurare alla giustizia chi ha perpetrato questo atto violento. La speranza è che, attraverso le indagini e il supporto della comunità, si possa ottenere giustizia per Sharon e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica perdita. L'accoltellamento di Sharon rappresenta non solo un dramma personale, ma anche un episodio che ha scosso profondamente il tessuto sociale di Terno d'Isola. In attesa di risposte e giustizia, la comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane, mantenendo viva la memoria di una persona che, sebbene avesse una vita semplice, ha lasciato un'impronta significativa nel cuore di chi la conosceva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!